Le fiere sono un ottimo modo per me di incontrarvi nel mondo reale, ma mi capita di incontrarvi anche nella mia vita di tutti i giorni quando esco di casa. È stato difficile fare questo video senza quel tono di umile vanteria, ma volevo solo condividere un paio di volte in cui ho incontrato qualcuno di voi. E una cosa che adoro quando vi incontro è che la maggior parte di voi è gentile ed educata. Incontrare i fan per caso spesso è un evento interessante per me, che stia facendo la spesa, che sia a cena fuori o a fare la pipì, vi incontro in ogni luogo e situazione. So che non mostro spesso la mia faccia sul canale, ma ho un profilo Instagram dove la gente va per assicurarsi che io sia reale. Venire riconosciuto in pubblico fuori da una fiera è stata una sorpresa per me, ma col tempo ho sviluppato una specie di fan radar e percepisco se qualcuno mi ha notato. Spesso sapevano esattamente chi ero, ma erano troppo timidi per farsi avanti perché non volevano disturbarmi mentre mangiavo un gelato o roba così. Cioè, ehi! Andiamo. Ve lo dico in modo chiaro, se mi vedete e non vi sembra io sia di estrema fretta o non sto aiutando una donna a partorire, venite e salutate. Se potete passare un po' del vostro tempo a guardare i miei video, io posso passare un po' del mio a chiacchierare con voi e fare una foto. A volte passo di fianco un gruppo di persone e una di loro mi fa la classica doppia occhiata per poi bisbigliare qualcosa ai suoi amici e tra i bisbigli sento... Ma quello è Domix. Che cavolo è Domix? Sì, è proprio Domix. Non ci credo, ma che ci fa qui? Oh mio Dio! Non ho capito, ma chi è? A questa domanda non so mai cosa rispondere. Wow, Domix, ma che ci fai qui? Non pensavo di vederti al Voicemail da qualche parte. Beh, posso dire lo stesso anche a te, no? Non pensavo di incontrarti qui. Anche se probabilmente è per il mio stesso motivo, ovvero l'80% di sconto su tutti gli articoli. Ragazzi, non c'è un supermercato speciale per YouTuber, ok? Faccio la spesa come tutti voi nei vostri stessi posti. Una notte stavo lavorando fino a tardi in ufficio e mi venne fame, quindi presi la macchina e andai a prendere qualche Chicken McNugget. Andai al drive-thru, feci il mio ordine, avanzai al primo sportello, pagai il mio cibo, andai al secondo sportello per ritirare il cibo e il commesso perse la testa e quasi gli cadde il sacchetto quando mi vide. Ma sei Domix? Risposi sinceramente e mi chiese se potevamo farci una foto. Mi sento sempre un po' in colpa ad accettare in queste situazioni perché non volevo che il suo responsabile lo vedesse e finisse nei guai, sempre se non era lui il responsabile. Sai cosa? Forse era il responsabile, non lo so. E per di più c'erano delle auto in coda dietro di me e non volevo dare fastidio. Lui aveva problemi con il telefono per il nervosismo, le foto venivano sfocate e non riusciva a trovare l'inquadratura giusta, quindi mi stava salendo l'ansietta, ma siccome avevo già detto sì per la foto, dovevo andare fino in fondo. Sarebbe stato un po' triste se avessi cambiato idea. Tipo, ehi, sai cosa bro, sto a posto, ci si vede, grazie bello. La tipa dietro suonò il clacson urlando "Ma ti prende per il culo!" E io ero, cosa penso si stia arrabbiando. E lui invece Nah, a posto bello, non ti preoccupare. Se lo dici tu, a posto. Cioè, è lui che ci deve avere a che fare dopo, ma ok. Qualche settimana dopo l'ho rivisto al mio gaming caffè. E non era stato licenziato. Ehi, grazie per il cibo. Sono a mio agio nell'incontrare i fan in pubblico adesso, ma ci sono volte in cui preferisco andare sotto copertura per non fare scenate in giro. E scenate sono successe perché qualche tempo fa dei fan erano fin troppo esaltati. Tempo fa portai Claire all'ambulatorio perché non si sentiva bene, e mentre eravamo in attesa passò un fan e mi riconobbe. Mi chiese se potevamo farci una foto e dissi sì, ma certo. Ma poi si rese conto di non avere il cellulare, quindi era un po' deluso. A me dispiacque per lui, quindi eravamo depressini insieme per qualche minuto. Dopo un po' sua madre tornò dalla visita e lui le corse incontro. Mamma, mamma, mi serve il tuo telefono! Ovviamente la madre non capì l'urgenza. Lui le disse che dovevamo farci una foto insieme e lei chiese "Oh, è un tuo amico?" E io risposi ovviamente "No, ci siamo appena incontrati." E lei disse "Oh, ti fai amici molto in fretta?" Sorrisi, ma penso che il fan volesse che la madre capisse il peso della situazione, quindi urlò "È famoso!" Non so se lei ci credette, perché quando penso a una persona famosa, pensi ad attori o cantanti e io non ho quell'aspetto da celebrità. Normalmente sembra che mi sia appena svegliato dopo una nottata di anime e videogiochi. Non so mai cosa dire quando la gente mi chiede del mio essere una persona famosa di serie B, tipo "Oh, quindi sei famoso, sul serio?" Beh, per definizione penso di sì, ma non voglio che i miei numeri influenzino il modo in cui vengo trattato, quindi dico una mezza verità, tipo "Sì, qualche persona mi conosce." Per quanto molti di voi siano molto educati, ci sono stati alcuni incontri che mi hanno lasciato un retrogusto amaro, anche se potrebbe essere in parte colpa mia per avere scherzato e non avere detto come mi sentivo in quel momento. Fa parte del mio essere un tipo 9.
Accontento la gente. Sto cercando di migliorarmi in questo e volevo che sapeste che bisognerebbe sempre provare ad essere onesti con noi stessi, anche se potrebbe non condurre a risultati desiderabili. Ero ad una fiera una volta insieme a Claire, nell'area videogiochi. Poco lontano Claire vide un cabinato di Just Dance, quindi ci avvicinammo per vedere se era possibile giocare. Nell'attesa un fan che era lì vicino mi vide e si avvicinò per salutare. Espresse ammirazione per il mio lavoro, sembrava una normale conversazione con un fan, ma poi tutto un tratto se ne uscì con: potresti nominarmi nel tuo prossimo video? Normalmente non lo faccio, sai? So che altri youtuber salutano alla fine dei loro video, e anche se lo faccio anche io per le persone con cui collaboro, non lo faccio abitualmente per il primo che capita. Glielo spiegai, ma lui continuò ad insistere nonostante non si fosse neanche presentato, al che gli chiesi se aveva un canale YouTube, e disse di no. Oh, allora che cos'hai? Io uso Snapchat. Non avevo molta voglia di continuare la conversazione, ma volevo giocare a Just Dance. Non potevo inventarmi una scusa e andarmene, o avremmo dovuto rifare la fila. Per me è difficilissimo dire a qualcuno di smettere di parlare e di sparire dalla mia vista, come se fossi una sorta di re quando non ha fatto niente di male alla fine. Ah, che contenuti fai su Snapchat? Chissà, magari ero prevenuto e lui aveva davvero dei contenuti da... Posto meme e altra roba. Ok. Gli dissi con un tono molto riluttante che ci avrei pensato, sperando che capisse l'antifona. E se ne andò. Io e Claire rimanemmo in fila e 2 minuti dopo il tizio tornò, chiedendoci: Quindi quando pensi di riuscire a nominarmi? Wow, coso! Forse ho fatto un casino a dargli involontariamente speranza. Sarei dovuto essere più chiaro. Non lo so, il mio prossimo video è quasi pronto, quindi... il prossimo forse, ma non ti assicuro nulla? Sì, col senno di poi non avrei dovuto dirlo, scavandomi da solo una fossa gigante. Va bene, figata. E se ne andò di nuovo. Ma nemmeno un minuto dopo tornò. Ehi, Dom, mi raccomando, non dimenticarti di nominarmi. Ok, ce ne andiamo, possiamo giocarci a casa. Se c'è una cosa che ho imparato su YouTube è che devi rimanere umile. Ovviamente alcuni aspetti della tua vita cambieranno man mano che il tuo pubblico aumenta, ma non devi montarti la testa e impedire al tuo ego di prendere il sopravvento. Per quanto mi riguarda, voglio sempre poter avere una conversazione normale con voi e apprezzo che molti di voi mi trattino con lo stesso rispetto. Non vedo l'ora di incontrarvi a una delle prossime fiere in cui sarò ospite. Ciao a tutti ragazzi, grazie per aver visto questo video. Siamo tornati, finalmente dopo 2 mesi di stop sono finite le nostre vacanze, ci eravamo presi un periodo di pausa dopo 7 anni di pubblicazione ininterrotta e siamo finalmente tornati. Siamo tornati con Domix, siamo tornati con i nostri doppiaggi. Ci vediamo sicuramente settimana prossima con un nuovo doppiaggio, qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, qualcosa di interessante. Stiamo lavorando a nuovi progetti, stiamo lavorando ai video di nuovi autori e stiamo anche lavorando al mega vlog, il mega video sul nostro viaggio in Giappone che abbiamo fatto con i ragazzi di Parliamo di Videogiochi e con 50 di voi. Quindi sarà un video bello lungo, sarà un video penso interessante che mi ha seguito su Instagram potrà confermare. E niente ragazzi, seguiteci su tutti quanti i social che trovate in descrizione, seguiteci anche su Twitch perché lì io per dire sono estremamente attivo nel corso della settimana. E niente ragazzi, è bello essere tornati, non vi lasceremo più soli. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.